canto le imprese guerresche e l'uomo che per primo dalle rive troiane, profugo per decisione del fato, approdò in Italia i lidi Lavini. Molto per terra e per mare fu colpito dalla violenza degli dei, sollecitata dall'ira memore della crudele Giunone, e anche in guerra molto aveva, molto, per arrivare a fondare città e introdurre nel Lazio i suoi dei, da cui derivarono la stirpe latina e i padri Albani e le mura della grande Roma. Così inizia il poema in cui Virgilio, sotto l'impero d'Augusto, narra il viaggio compiuto da Enea, il quale, fuggito da Troia, giunse fino alle spiagge Lavinie alla ricerca di una nuova patria per fondare la città di Roma. Elena, figura mitologica greca, era stata rapita da un principe troiano di nome Paride. I greci, per riprenderla, avevano scatenato una feroce guerra contro i troiani. Le rovine evocano quel lungo assedio subito dai troiani, che si risolse dopo 10 anni con la distruzione di Troia, grazie allo stratagemma del cavallo di legno, costruito da Ulisse e introdotto nella città. Su, caro padre, sali sulle mie spalle, ti sosterrò io, e non sarà grave per me questo impegno. Qualunque cosa accada, comune a entrambi sarà il pericolo, comune la salvezza. Con me stia il piccolo Iulio, più indietro volga i suoi passi la consorte. La strada che conduce al porto di Altinoluc scende dal monte Ida ed è la stessa che Enea percorse a piedi con il padre Anchise sulle spalle, seguito dalla moglie Creusa, suo figlio e i suoi compagni, per raggiungere la flotta in attesa di fuggire. La mia barca è ormeggiata nel porto turco di Altinoluk, nel golfo di Edremit, dove nel 1184 a.C. è iniziato il viaggio di Enea. Leggo attentamente il poema di Virgilio per ricostruire la rotta seguita da Enea con la sua flotta di 20 navi. La primavera era nel suo primo inizio. Il padre Anchise imponeva di dare le vele ai fati. Piangendo abbandonò perciò le spiagge, i porti e i campi dove Troia fu. Esule sono portato in mare aperto con i compagni, il figlio, i penati e i grandi dei. Dopo lo scirocco dei giorni precedenti, le giornate volgono al bello, con temperature che sfiorano i 30 gradi. Di giorno soffiano circa 20 nodi di vento da ovest o nord-ovest, poi la notte brezza da nord-est. Il nostro viaggio sulla rotta di Enea ha inizio. Alla fine di maggio lasciamo la Turchia di mattina presto.
mentre navighiamo rifletto sull'esattezza di quella lunga rotta così ben tracciata dagli storici sulle antiche carte nautiche. Nell'Eneide si racconta che Enea navigò verso nord e raggiunse la Tracia, un'ampia zona che a quei tempi comprendeva l'odierna Bulgaria, la Turchia europea e la Grecia nord-orientale. Lontano si stendono gli ampi campi di una terra sacra a Marte. Là erano i Traci, che fu regno un tempo del duro Licurgo, antico rifugio di Troia, a cui furono comuni penati finché la fortuna durò. Là sono portato, e sulla ricurva spiaggia alla quale sono approdato con avverso destino, fondo le prime mura che dal mio nome chiamo Eneade. I Traci, popolazione di origine indoeuropea, si erano alleati con i Greci contro la città di Troia, ma per ragioni misteriose non avevano poi partecipato alla guerra. Nell'Odissea Omero narra infatti che Ulisse, al ritorno dai suoi viaggi, saccheggiò la Tracia per punirli della loro codardia. Nella città di Alexandropolis, prossima al confine tra Grecia e Turchia, raggiungo la spiaggia dove Enea assistette ad un terribile prodigio. Dal primo arbusto che spezzate le radici e tratto fuori del terreno, gocciola giù un nero sangue che contamina la terra. Un freddo orrore mi scuote le membra e per paura il sangue si gela nelle vene. Polidoro, tramutato in un arbusto, era l'ultimo genito di Priamo, re troiano. Il padre l'aveva mandato in Tracia per salvarsi, ma dopo la caduta di Troia, il re del luogo, Polinestore, l'aveva tradito e ucciso per rubargli il tesoro. Polidoro si rivela ad Enea, inducendolo a lasciare la Tracia e a dirigersi a Delo per interpellare l'oracolo. Lungo la rotta il tempo peggiora. Ci fermiamo a Samotracia, l'isola più settentrionale del mare Egeo, in un'atmosfera autunnale. Samotracia è un'isola piccola e montuosa, dalla vegetazione lussureggiante, famosa per l'imponente Monte Saros, la cima più alta dell'Egeo. Omero immaginò che lassù fosse seduto il capriccioso Poseidone, dio del mare, mentre assisteva agli sviluppi della guerra di Troia. L'isola era luogo di culto e la sua natura era ricca di acqua e selvaggina, quindi si può ipotizzare che Enea si fermò qui.
Samotracia fu di grande importanza per i misteri dei Cabiri, culto misterico dedicato a un complesso di quattro divinità che si svolgeva nel santuario dei grandi dei. Vicino a Paleopoli, dove è stata trovata la famosa statua della vittoria di Samotracia, sono conservate le rovine del santuario, che ricordano l'importanza religiosa rappresentata in altre epoche da questo gioiello architettonico. Quindi, appena si può confidare nel mare e i venti hanno reso calme le acque, i compagni spingono giù le navi, usciamo dal porto e le terre e le città si allontanano. Enea con la sua flotta scende verso sud. Limnos è la seconda isola del Egeo sulla rotta per Delo. Entriamo nella rada di Mirina, capitale dell'isola, dominata da un'imponente fortezza veneziana. La leggenda narra che Efesto, dio greco del fuoco e della metallurgia, cacciato dall'Olimpo da Giove per le sue deformità, pose qui le sue mitiche officine. Poiché Virgilio non narra questa parte di viaggio, sto cercando di presumere la rotta seguita da Enea per raggiungere Delo. Da Limnos Mirina fino alla rada Quondia, 35 nodi di vento cadono giù dalla montagna. Per fortuna la rada è riparatissima e il vento la sera cala, permettendoci di riposare. Scendiamo verso sud-ovest. Dall'Africa gli uomini avevano colonizzato il Medio Oriente per poi spostarsi verso l'Europa. Se ne deduce che tutta l'umanità tendeva a spostarsi sempre da est verso ovest, seguendo il movimento del sole. Quindi anche noi procediamo in questa direzione. L'isola di Skyros è distante da Limnos circa 70 miglia. 20-25 nodi di meltemi spesso costanti nell'Egeo d'estate spirano da nord-nord-ovest ed è lo stesso vento che spinse la flotta di Enea verso sud. Qui Teti, madre di Achille,
nascose suo figlio per salvarlo dalla guerra di Troia. Ma l'astuto Ulisse, inviato dal comando greco, lo riconobbe e lo riconsegnò al suo destino. Non c'è abbastanza tempo per scendere a terra. Dall'isola di Delo a Skyros ci sono altre 80 miglia verso sud-est. A 10 miglia da Delo, costeggiamo l'isola di Mykonos. In mezzo al mare si trovava una terra molto amata dalla madre delle Nereidi e da Nettuno Egeo, che errante un tempo fra spiaggia e spiaggia, il più arciere legò fra l'alta Micone e Ghiaros e rese immobile tale da resistere ai venti. Qui sono portato ed essa, dolcissima, ci accolse stanchi in un porto sicuro. Messo il piede a terra, veneriamo la città di Apollo. Apollo, che nacque dall'unione extraconiugale di Zeus con Lato, fu venerato come dio oracolare, capace di svelare il futuro degli esseri umani. Quando la moglie Era seppe di questa relazione, desiderosa di vendetta, proibì alla partoriente di dare alla luce suo figlio su qualsiasi terra, fosse essa un continente o un'isola. Disperata, la donna vagò fino a giungere sull'isola di Delo, appena sorta dalle acque, e stando al mito, ancora galleggiante sulle onde e non ancorata al suolo. Essendo perciò Delo non ancora una vera isola, Lato poté darvi alla luce suo figlio Apollo. Delo, già luogo di antichi insediamenti, divenuta sempre più importante come luogo di culti religiosi e centro di commerci tra Oriente, Grecia e Italia, fu nei tempi antichi sempre contesa. Enea sale nella grotta dell'oracolo per chiedere consigli al sacerdote e per sapere in quale luogo portare la sua gente. Poi scende ad attendere la risposta nel tempio di Apollo. Prostrati, abbracciamo la terra. Una voce ci giunge all'orecchio. Duri Dardaniti, la terra che prima vi generò dalla stirpe dei padri, essa proprio accoglierà voi che tornate nel suo seno fecondo. Cercate l'antica madre. Lì è la casa di Enea e i figli dei figli e ancora dei figli
domineranno sull'intera terra. Enea, consigliato dal padre Anchise, riparte da Delo, ma interpreta male l'oracolo, pensando che l'isola di Creta sia la terra a loro destinata. Creta, la prossima tappa, è l'isola più grande del mare Egeo. A bordo si traccia una nuova rotta per raggiungerla e verificare le profezie dell'oracolo. Allora il genitore, riandando con la memoria le gesta degli antichi eroi, «Udite, capi», disse, «conoscete le vostre speranze. Giace in mezzo al mare Creta, l'isola del sommo Giove. Lì è il monte Ideo e la culla della nostra gente». «Coraggio, dunque, e andiamo dove i comandi degli dei ci conducono. Plachiamo i venti e dirigiamoci verso i regni di Cnosso. Non lunga è la distanza. Sol che Jupiter ci assista, la terza alba vedrà la flotta sulle rive di Creta». Da quando siamo partiti, abbiamo visitato la Tracia, le isole Sporadi, parte delle Cicladi e l'isola di Delo. Raggiungiamo ora Naxos. La più grande isola delle Cicladi ci appare con la sua montagna imponente. Veniamo accolti dalle spiagge bianche e splendenti, tipiche di queste isole, dove si avvertono vive e presenti le antiche leggende del mito greco. Su una di queste spiagge fu abbandonata la principessa Arianna, figlia del re di Creta Minosse, nota per la matassa di filo che, srotolata, avrebbe permesso a Teseo di uscire dal labirinto e di uccidere il mostruoso Minotauro. Vicino alla cittadella di Apollonas, l'immensa statua sdraiata e scolpita nel marmo, detta il Colosso di Kuros, rappresenta un giovane dio, Dioniso, o forse Apollo. Attraversiamo la sezione di mare di circa mezzo miglio che separa l'isola di Paros dall'isola di Naxos. Lasciamo i porti di Ortigia, voliamo sull'acqua, costeggiamo le colline di Nasso che risuona di Bacco e la verde Donusa, Olearo e la Nivea Paro. E le Cicladi sparse per il mare e gli agitati stretti fra frequenti terre.
Approdiamo nel porto naturale che si crea tra l'isola di Antiparos e l'isola di Despotico. Il ridosso è perfetto, chiuso al mare da ogni parte e di straordinaria bellezza. Riprendiamo il viaggio diretti all'isola di Milos, dove fu trovata la celebre statua di Venere, oggi conservata al Museo del Louvre. Virgilio non racconta dove Enea ha fatto sosta, ma seguendo la rotta verso sud-ovest, è Milos, l'isola più vicina a Creta. Entriamo in una delle baie più belle e protette dell'Egeo, formata su un antico cratere sommerso. Ci fermiamo nel nuovo porto di Adamas, scalo delle navi che provengono dal Pireo. Vicino all'antico porto di Clima, oggi borgo di pescatori, nel periodo romano fu costruito un teatro affacciato sul mare. L'isola è vulcanica. L'enorme caldera, certamente generata da una violenta esplosione, è molto simile a quella dell'isola di Santorini. I Fenici esportavano da qui l'ossidiana, materiale pregiato utile per fabbricare coltelli e punte di frecce, e questa attività rese prospero il commercio dell'isola. All'alba del giorno dopo affrontiamo le 80 miglia che ci separano dall'isola di Creta. Come da una varia gara si leva il vocio della ciurma, i compagni si incitano, puntiamo verso Creta e gli antichi padri. Si leva un vento da poppa e ci spinge. E finalmente approdiamo alle antiche spiagge dei Curati. Noi in verità siamo meno fortunati. Si alza vento sostenuto, a causa del quale siamo costretti a un'andatura contromare, molto fastidiosa. A metà giornata ci sono 30 nodi di vento.
Le onde si frangono sulla barca sollevando colonne d'acqua che si abbattono dalle vele al pozzetto coprendo tutto di acqua e sale. Nel pomeriggio avvistiamo Creta. Dalla montagna scendono 40 nodi di vento. Stanchi dell'impegnativa traversata, entriamo nel porto di Suda dietro la città di Canea. Quindi mi affretto a innalzare le mura di una città. La chiamo Pergamo. Esorto la gente, felice di quel nome, ad amare i focolari e al di sopra dei tetti a innalzare la rocca. Le navi erano appena state tirate in secco e mentre i giovani si sposavano e attendevano alla cura dei campi, mentre io stabilivo le leggi e assegnavo le case, all'improvviso, corrottasi una parte del cielo, ne discese una pestilenza funesta ai corpi e alle piante. Una vera stagione di morte. Tu prepara grandi mura e grandi cose e non abbandonare, fuggendo, il lungo lavoro. Devi cambiare luogo, non sono questi i lidi che il dio di Delo ti consigliò. Non è a Creta che Apollo ti ordinò di fermarti. C'è un luogo che i greci chiamano Esperia, antica terra forte nelle armi, feconda di zolle. L'abitarono gli Enotri. Ora è fama che dal nome di un condottiero i discendenti l'abbiano nominato Italia. Sicuro della meta, Enea lascia Creta e riprende il viaggio diretto verso il Peloponneso. Canea è una piccola città. Dal XIII secolo è stata una ricca colonia veneziana, quindi per 3 secoli in mano ai turchi e infine, dall'inizio del 1900, annessa alla Grecia. Nel tessuto urbano sono visibili i segni delle diverse civiltà: bizantina, araba, veneziana e turca. La mattina presto ci prepariamo per raggiungere l'isola di Chitera, situata al limite tra il mare Egeo e il mare Ionio, a sole 20 miglia dal Peloponneso. Il mare a Creta talvolta può diventare tempestoso. Intorno alle penisole del Peloponneso, il Meltemi, vento estivo e stagionale dell'Egeo, può rinforzare, provocando anche d'estate fastidiose burrasche. Subito i venti sconvolgono il mare. Si formano grandi onde. Dispersi, siamo presi dentro un immenso gorgo. La tempesta oscura il giorno e l'umida notte il cielo. I lampi che si susseguono squarciano le nuvole,
perdiamo la rotta e andiamo errando fra cieche onde. Al tramonto gettiamo l'ancora in una piccola rada dell'isola di Chitera. La flotta di Enea, invece, colpita da una burrasca, approdò più avanti, nelle isole Strofadi. È necessario riposare per salpare dall'isola prima dell'alba e doppiare le due punte del Peloponneso. Vogliamo raggiungere a nostra volta le isole Strofadi. In serata, con il mare calmo, raggiungiamo l'isola di Sapienza sotto la punta sud-ovest del Peloponneso. Ci ancoriamo nell'insenatura di Porto Longos. La mattina seguente, poche decine di miglia più avanti, ci accoglie nella baia di Navarino il porto di Pylos, situato sulla costa del Peloponneso. Metoni, cittadina di origine antica, posizionata all'ingresso del mare Ionio, non poteva non interessare Venezia, che all'inizio del 1200 se ne impossessò. L'imponente fortezza veneziana, straordinaria per la sua estensione, si eleva su un promontorio sovrastando la città. Lasciata terminare una nuova burrasca, dal porto di Pylos ci muoviamo per raggiungere le isole Strofadi. Così per tre incerti giorni vaghiamo in mare avvolti da nera caligine e per tre notti privi di stelle. Il quarto giorno, finalmente, una terra fu avvistata. Si vedono in lontananza i monti e i segni di fumo. Le vele cadono, ci affrettiamo ai remi. Senza indugio tagliano le spume e solcano l'azzurro. Salvato dalle onde per primo, mi accolgono i lidi delle Strofadi. Nominate Strofadi dai Greci, queste isole si trovano nel grande Ionio. Le abita la malvagia Celeno con le altre arpie, dopo che a loro fu chiusa la casa Fineia e con paura abbandonarono le prime mense. Le isole sono molto piccole e distano circa 30 miglia dall'isola di Zante. A terra oggi si erge solo un antico monastero greco. Scendo a terra pensando alla terribile vicenda in cui si trovarono Enea e i suoi compagni. Ma
Ma all'improvviso, con spaventosa discesa, le arpie si gettano giù dai monti e con grandi grida sbattono le ali, rapiscono il cibo e quel che toccano contaminano, mentre la loro stridula voce passa attraverso il loro fetido odore. I troiani si difendono con le spade, ma non riescono a ferire i corpi mostruosi delle arpie, che comunque fuggono. Solo l'arpia Celeno, profeta di sventure, resta su un'alta rupe. Arriverete in Italia, lì potrete approdare. Ma non avrete ancora cinta di mura la città che vi è destinata, che una fiera fame e la colpa di averci aggredite vi costringeranno ad addentare le mense. Prepariamo una cena a terra piuttosto che in barca. Per fortuna, non c'è traccia delle terribili arpie. Non offrendo le isole un approdo sicuro, ripartiamo di notte verso l'isola di Zante. Siamo partiti da Troia da più di un mese e abbiamo percorso circa 800 miglia, visitando la Tracia, le isole Cicladi, le isole Strofadi e Creta. Ci dirigiamo ora verso nord. Vogliamo arrivare a Preveza, percorrendo la stessa rotta della flotta di Enea, la quale affrontò una pericolosa navigazione attraversando le terre ioniche greche, popolate di nemici. Zante, Cefalonia, Itaca e Corfù erano già molto conosciute sin dall'antichità. Entriamo nel regno di Ulisse, l'eroe greco odioso ai troiani, narrato da Omero nell'Odissea. I venti di sud gonfiano le vele, fuggiamo su onde spumeggianti nella direzione che il vento e il pilota indicano. E già in mezzo al mare appare la boscosa Zacinto. Zante, ricca di vigne ed olivi, è la più grande isola dell'arcipelago delle Ioniche e mostra ancora l'impronta del dominio veneziano. Evitiamo gli scogli di Itaca, regno di Laerte, e rivolgiamo un pensiero ostile alla terra che dette i natali al feroce Ulisse. Cefalonia è un'isola aspra e piena di dirupi, con una frastagliata dorsale che si innalza fino a 1600 metri. Sul lato orientale lussureggianti foreste scendono a sfiorare il mare.
Seguendo la rotta della flotta di Enea, attraversiamo il lungo canale tra l'isola di Itaca e Cefalonia. Nella parte nord-est di Cefalonia, la baia di Fiscardo offre un ridosso sicuro alle imbarcazioni. Virgilio narra che Enea fece sosta in questo porto naturale prima di proseguire verso Prevezza, l'antica Azio. Poi si vedono anche i vertici tempestosi del Monte Leucate e Apollo, molto temuto dai naviganti. Lì, stanchi, ci dirigiamo e perveniamo a una piccola città. L'ancora è gettata di prua. Le poppe sono tratte a riva. Lasciata l'isola di Cefalonia, facciamo sosta nella baia di Ormos Sivota, nell'isola di Lefkas, che offre un ridosso sicuro alle imbarcazioni. La baia è un porto naturale, dove le barche greche svernano in acqua. Navigando verso nord, attraversiamo lo stretto canale tra l'isola di Lefkas e Meganisi. Più avanti, l'isola di Lefkas forma un'ampia baia con la costa greca, da cui si esce attraverso un canale scavato e dragato, circondato da numerose saline. Siamo in lieve ritardo sulla tabella di marcia, quindi proseguiamo verso l'antico porto di Azio nella città di Prevezza. Quindi, finalmente impadronitici di una terra insperata, ci offriamo puri a Giove, diamo fuoco agli altari e rallegriamo le spiagge aziache con giochi iliaci.
Questa è la spiaggia di Azio, dove si fermò la flotta di Enea. All'interno si possono ammirare le imponenti rovine romane e le mura dell'antica città di Nicopolis, poi abbandonata. Nicopolis, il cui nome significa città della vittoria, fu fondata dall'imperatore Ottaviano Augusto dopo la vittoria nella battaglia navale di Azio del 31 a.C. contro il console romano Antonio e la regina egizia Cleopatra. Risalendo verso Corfù, incontriamo le isole di Paxos e Antipaxos. Facciamo sosta nella baia di Lacca. Corfù è un'isola relativamente piccola. Nell'Odissea di Omero è citata col nome di Scheria, l'isola dei leggendari Feaci, che con le loro magiche navi la raggiunsero dalle lontane terre dei Ciclopi. Di colpo vediamo sparire le aeree mura dei Feaci. Lambiamo i lidi dell'Epiro, entriamo nel porto Caonio e raggiungiamo l'eccelsa città di Butroto. E qui un'incredibile notizia colpisce le nostre orecchie. Eleno, figlio di Priamo, regna su città greche dopo essersi impadronito dello scettro e della moglie dell'Eacide Pirro, Andromaca. Di nuovo andata sposa a un marito troiano. Intanto il sole ha compiuto il giro di un anno e il glaciale inverno sferza con i venti di tramontana le onde del mare. Enea viene a sapere che su quelle terre greche regna Eleno, figlio di Priamo, sposo ora d'Andromaca, la vedova dell'eroe Ettore. Prima sposa e schiava di Pirro, figlio di Achille, ed ora di nuovo sposa ad un troiano. Nel sito archeologico di Lido Butroto, in territorio albanese, gli scavi stanno riportando alla luce le rovine di un'antica città, che forse è proprio quella di Eleno. Prima della partenza, Enea chiede al sacerdote di Febo quali pericoli dovrà superare. In primo luogo, dall'Italia che tu, ignaro, ritieni vicina e nei cui porti come fossero prossimi ti prepari a entrare, ti tiene lontano una lunga impervia via.
dovrà immergere i curvi remi nelle onde della Trinacria e quindi percorrere con le navi le acque di Ausonia e il lago degli Inferi e l'isola della Ea Circe, prima che tu possa fondare la città su sicura terra. I troiani riprendono il mare e noi, come loro, lasciata a Butroto, navighiamo verso l'Italia, attraversando il canale d'Otranto, spesso burrascoso. Già tramontate le stelle, l'aurora rosseggiava. Quando da lontano vediamo scuri colli e il basso profilo dell'Italia. Per primo Acate grida Italia, Italia, con lieta voce ripetono salutando i compagni. Santa Maria di Leuca è l'estrema punta del Tallone d'Italia, un promontorio calcareo che si estende sul mare. Sopra il promontorio si eleva il grande santuario, forse costruito sul tempio di Minerva, che Enea vide prima di entrare nel porto. Altri ipotizzano che sia sbarcato più a nord, all'altezza del paese di Castro. Dopo una lunga navigazione tra isole in prevalenza montuose, Enea rimane colpito dalle basse terre italiche, le odierne Puglie. Lasciamo Santa Maria di Leuca pensando alle parole del sacerdote di Eleno, ascoltate da Enea in Epiro. Ma tu, queste terre e la spiaggia dell'Italico Lido, che più da presso è sommersa nel gorgo del nostro mare, fuggile. Tutte le città sono abitate da malvagi greci. Sulla costa erano fiorite importanti colonie greche. Tra queste, collocata sul versante est della regione Calabria, Crotone era una delle principali città della Magna Grecia. Non lontano, a Capo Colonna, ultimo residuo di un grande e ricco tempio del V secolo a.C. eretto ad Era, si erge ancora una colonna dorica di grandi dimensioni. Dopo la sosta a Crotone ci rimettiamo in rotta verso la Sicilia. Nessun indugio. Compiuti i voti in ordinata sequenza, volgiamo verso il mare le punte delle velate antenne e lasciamo le case dei Greci e quel suolo infido. Di lì si vede il Golfo di Taranto, città di Ercole, se la leggenda è vera. Di contro si staglia la diva Lacinia e le mura di Caulonia e di Squillace, fatale alle navi. A ridosso delle montagne della Sila raggiungiamo Rocella Ionica, luogo ideale per una breve sosta prima di riprendere il viaggio alla volta della Sicilia. Siamo nel Golfo di Squillace, rinomato per le terribili raffiche di vento che scendono dalle montagne. Ma noi siamo fortunati, troviamo bel tempo e il nostro viaggio prosegue senza problemi. Thank you.
costeggiamo fino a Capo Spartivento, estrema punta meridionale della Calabria, all'inizio dello stretto di Messina. Subito dopo, vento e mare rinforzano e arrivare alla marina di riposto, situata sotto il vulcano dell'Etna, è molto faticoso. Poi da lontano, come se emergesse dalle onde, si vede l'Etna Trinacria. Da lontano udiamo il rumore delle onde che si rompono sulla riva, si mescolano i fondali e la sabbia si avvolge in un gorgo. Per tre volte gli scogli risuonano nella cavità delle rocce, per tre volte vediamo la spuma rifrangersi e inumidirsi nelle stelle. Nel frattempo il vento e il sole ci lasciano stremati e senza saperlo approdiamo alla terra dei ciclopi. Aveva appena finito di parlare e già vediamo lui, Polifemo, il pastore, muoversi con le sue pecore sulla cima del monte e scendere verso la nota spiaggia. Mostro spaventoso, orrendo, informe, gigantesco, privato della vista. Così come ad Ulisse, anche ad Enea, Polifemo lancerà enormi massi che cadranno nel mare. E noi, lasciato lo spettacolare vulcano alle spalle, ci accostiamo al porto di Ulisse per vedere le enormi strutture di lava, dette appunto scogli dei ciclopi. L'aspro timore ci spinge precipitosamente a scuotere di qua e di là le sartie e a offrire le vele ai venti favorevoli. Ecco che dall'angusto luogo del Piloro spira Borea, sorpasso la foce tra il vivo scoglio del Pantagia, la baia di Megara e la pianura di Tapso. Dinanzi al Golfo Sicano si trova un'isola che fronteggia l'ondoso Premurio, è chiamata Ortigia dai suoi primi abitanti. Ci ancoriamo davanti all'isola di Ortigia, nella baia di Siracusa. Da Troia abbiamo percorso 1500 miglia in due mesi, mentre la flotta di Enea, per percorrere la stessa distanza, aveva impiegato circa due anni. La proverbiale ospitalità dei siciliani era nota fin dall'antichità. Anche Enea e la sua gente furono aiutati a rifornirsi di cibo e a prepararsi per proseguire il difficile viaggio. Ma del profumo, guarda. Il magnifico teatro di Siracusa, come tutti i teatri greci, ha i gradini per gli spettatori scavati nella roccia e la scena parallela al mare. Ora che la scena è scomparsa dall'ultima fila di gradinate, si gode un vasto panorama del porto e dell'isola di Ortigia. Siamo pronti a lasciare la baia di Siracusa per affrontare la lunga navigazione verso Trapani, interrotta solo da una sosta alle antiche rovine della città di Selinunte. La flotta di Enea temeva uno scontro armato con i nemici greci, passò pertanto al largo della città di Selinunte prima di giungere a Trapani.
con venti favorevoli lascio te, Selinunte, ricca di palme, e navigo le dure correnti lilibee fra ciechi scogli. E qui mi accoglie il porto di Trepano e il suo triste lido. Lasciato il Marionio, entriamo nel canale di Sicilia, oggi tristemente noto per le pericolose traversate dei clandestini. Anche loro, rifletto, cercano le nostre spiagge per trovare una nuova possibilità di vita in luoghi diversi, tra culture diverse, con la speranza di migliorare la loro disperata condizione. Costeggiamo l'arcipelago delle isole Egadi, distanti da Trapani solo 10 miglia. Poi entriamo nel porto della città. Trapani oggi è una città moderna, crocevia tra l'Africa e l'Europa, è piena di fascino. Per la sua posizione strategica e commerciale è stata teatro di battaglie e terra di conquista per molti popoli, dai Romani ai Bizantini, agli Arabi, ai Normanni. Enea si fermò a lungo a Trapani, ospite di una colonia troiana superstite. Sul mare, una stele di marmo reca alcuni versi dell'Eneide che ricordano la morte di Anchise, padre di Enea. E qui, dopo tante traversie patite in mare, ahimè, perdo il padre Anchise, conforto di ogni dolore, di ogni sciagura. Qui, ottimo genitore, mi lasci sfinito, in vano, ahimè, scampato a tanti pericoli. La flotta di Enea lascia Trapani e viene sorpresa da una terribile tempesta che la sbatte sul suolo africano nei pressi della città di Cartagine. Dopo aver navigato il mare Egeo, lo Ionio e il canale di Sicilia, raggiungiamo la costa della Tunisia. A 40 miglia da Tunisi si alza Vento di Maestrale che sotto Capo Bon rinforza a 30 nodi. Entriamo nella marina di Sidi Bou Said, a pochi chilometri da Cartagine. Cartagine era la città della regina Fenicia Didone, che aveva abbandonato la sua patria Tiro con alcuni fedeli per non essere costretta a nuove nozze dopo la morte dell'amato marito Sicheo. Così si rivolge in sogno alla sorella Anna. Quale ospite straordinario è entrato nei nostri palazzi? Quale aspetto, quale coraggio e che grandi imprese nelle armi! Lo ritengo, e so di non sbagliare, di origine divina. La paura rivela un'anima da poco. Oh, da quali fati è stato colpito? Quali imprese di guerra sofferte fino all'ultima conseguenza? Didone, attratta dall'eroe troiano, spera di condividere con lui il suo regno e la sua patria. Enea è a sua volta affascinato da quella donna coraggiosa. Giove allora invia Mercurio a ricordargli il compito che gli hanno imposto i fati, quello di trovare una nuova patria sui lidi italici.
Che intendi fare? Che cosa speri oziando nelle terre libiche? Se in nessun modo disprono alla gloria di grandi imprese, né pensi di prendere sopra te la fatica che ha nel merito la sua ricompensa. Guarda l'Ascanio che sta crescendo, guarda la speranza di Iulio, suo erede, a cui sono destinati il regno d'Italia e la terra romana. Le ancelle la sostengono, la portano esanime sul marmoreo talamo e la adagiano sulle coltri. Ma il pio Enea, sebbene brami placare il suo dolore con parole, distrarla dai suoi affanni, molto soffrendo e ferito nell'animo da una grande pena d'amore, esegue tuttavia le disposizioni degli dei e si dirige verso la flotta. Enea non può sottrarsi al grave comando. Di nascosto fa allestire le navi e fugge l'ira disperata di Didone. Didone fa preparare un alto rogo e lassù, ormai folle di dolore, si trafigge con la spada. Enea dal mare vede le fiamme che si levano alte dal palazzo della regina, ma continua il suo viaggio tormentato da sinistri presagi. Grazie ai venti di Scirocco raggiungiamo le isole Egadi. Non ripasseremo per Trapani, ma proseguiremo direttamente verso Capo Palinuro. Enea, invece, a causa di una burrasca, è costretto a fermarsi di nuovo nella colonia troiana di Trapani. Le donne troiane, esauste dal viaggio e istigate dalla collera della dea Giunone, danno fuoco alle navi. Enea riesce a salvarne alcune e si rimette in viaggio, diretto verso le coste d'Italia. Giunone, non paga della distruzione di Troia, pone continuamente ostacoli ad Enea, consapevole che la stirpe romana che avrebbe avuto origine da lui distruggerà la città di Cartagine a lei sacra. Lungo la rotta attraversiamo l'arcipelago delle isole Eolie, costeggiamo il vulcano di Stromboli e ci dirigiamo verso Capo Palinuro. Così, istigato da Giunone, il dio Morfeo si rivolge al timoniere di Enea. Iaside Palinuro, il mare stesso spinge la flotta, moderati venti spirano, un'ora è concessa al riposo. Adagia il capo, sottrai alla fatica gli stanchi occhi, io stesso per un poco ti sostituirò nei tuoi compiti. Ma dunque, affiderò Enea ai venti fallaci al cielo, che tante volte mi ingannò col suo aspetto sereno? La quiete in attesa gli aveva appena rilasciato le membra e sovraincombendo, con una parte strappata della poppa e con il timone, lo proiettò a testa in giù nelle liquide acque, mentre inutilmente chiamava i compagni. Perso il nocchiero, Enea svegliatosi, sente la nave sbandare e piange allora
l'amico perduto. Oh, troppo fidente nel cielo e nel mare tranquillo, nudo, su una spiaggia ignota, tu giacerai, palinuro. Così piangendo dice, e scioglie le briglie alla flotta, e finalmente approda alle euboiche spiagge di Cuma. Dopo la sosta riprendiamo il mare e raggiungiamo l'isola di Procida, di fronte a Capo Miseno. La mattina seguente sbarchiamo in territorio campano, proprio dove si accede alla grotta della Sibilla Cumana, nella zona vulcanica vicino all'odierna Pozzuoli. Mai più Enea raggiunge le vette a cui presiede l'alto Apollo, e lì da presso gli orrendi recessi, un antro immane della Sibilla, a cui il vate di Delo ispira la grande mente e l'animo e dischiude il futuro. La Sibilla accompagna Enea al lago Averno, porta dell'aldilà, perché possa incontrare il padre Anchise e ottenere notizie sulla sua discendenza. Enea scende nell'Ade, luogo terribile di buio, di strida, di pene, ma nei campi Elisi trova il padre Anchise tra le anime che si stanno purificando in attesa di reincarnarsi. Il padre indica al figlio i suoi gloriosi discendenti, da Romolo ai re di Roma, a Cesare e ad Augusto, e tutti gli altri eroici condottieri che saranno la gloria della stirpe romana. Ora ti dirò quale gloria sia destinata alla prole di Dardano. Quali eredi abbia la gente italica, anime illustri che andranno a far parte del nostro nome, e a te insegnerò quale sia il tuo fato. Ripartiamo per Gaeta, ultima tappa della nostra rotta.
Siamo ormai veramente vicini alla meta di un viaggio che è stato più coinvolgente del previsto. All'arrivo ci fermiamo in rada sotto il castello. Gaeta prende il nome da Caieta, la ormai anziana nutrice di Enea che qui morì. Morendo tu pure, nutrice di Enea, hai dato eterna fama alle nostre coste, Caieta. E ora al tuo onore è consacrato quel luogo e le tue ossa. Se questa è gloria, danno il nome alla grande Speria. Navighiamo di fronte al Monte Circeo. Enea, a causa di una densa foschia generata dagli dei suoi protettori, non vide la costa, né fu visto dalla pericolosa maga Circe. Mancano a Roma ormai poche miglia. Già il mare rosseggiava di raggi e dall'alto cielo la bionda aurora rifulgeva nella sua biga di rose. Quando i venti caddero, all'improvviso ogni alito si spense e i remi si affaticarono nel mare immobile. Allora dal mare Enea scorse un immenso bosco. Nel mezzo di quello, con la sua amena corrente, con gorghi veloci e biondo di ricca sabbia, il Tevere irrompe nel mare. Sopra e all'intorno, vari uccelli familiari alle rive e al greto del fiume addolcivano col canto l'aria mentre volavano. Enea ordina ai compagni di mutare la rotta e dirigere le prue verso terra e lieto entra nell'ombroso bosco. Dovranno passare ancora 300 anni di guerre e conquiste, ma gli eredi di Enea si moltiplicheranno attraverso una lunga catena per giungere fino a Romolo e Remo, i gemelli fondatori di Roma, allattati dalla leggendaria lupa. Il viaggio di Enea da Troia a Roma è concluso. Entriamo nel fiume Tevere. Nell'intera missione nautica abbiamo percorso oltre 3.000 miglia in circa 120 giorni, attraversando 5 paesi che affacciano sulle sponde del Mediterraneo: Turchia, Grecia, Albania, Tunisia e Italia. La flotta di Enea invece impiegò circa 10 anni per fare la stessa rotta, tra soste e navigazione. L'itinerario del viaggio e le tappe sulle coste del Mediterraneo, così come sono narrate da Virgilio,
sembrano esprimere una mitica presa di possesso di quel mare che i romani chiamarono Mare Nostrum. Numerose ed aspre furono infatti le battaglie che si intrapresero nel corso dei secoli per il suo dominio. D'altra parte, Virgilio scrive l'Eneide quando sembrava avverato il miracolo dell'impero di Roma, come il poeta stesso aveva fatto predire da Giove nel primo libro del poema. A costoro io non pongo limiti né di spazio né di tempo. Concedo un illimitato imperio.